Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video macabro, parliamo dei misteri della famiglia Ammons e delle possessioni demoniache che ha avuto tutta la famiglia. Una storia veramente incredibile, ma andiamo con ordine. Ci troviamo a Gary, nell'Indiana, in particolare a Carolina Street. Lì c'è una casa nella quale nel novembre del 2011 la famiglia Ammons si trasferì. La famiglia era composta da una donna di 32 anni, la Toya, sua madre Rosa e i tre figli di 7, 9 e 12 anni. Subito dopo il loro trasferimento cominciarono degli strani avvenimenti. Il primo riguardò un'invasione di mosche giganti che invasero praticamente tutta la casa per tutto il mese di dicembre. Però la cosa era strana perché lì a dicembre fa molto freddo, quindi non è la stagione delle mosche, e poi le finestre erano quasi sempre chiuse. Nonostante ciò, le mosche hanno letteralmente invaso le stanze della casa per ben un mese. Il secondo avvenimento riguardava dei misteriosi passi che la famiglia sentiva provenire dal seminterrato e poi trovarono delle strane impronte in salotto alle quali non riuscirono a dare una spiegazione. Però il primo avvenimento veramente sconvolgente accadde il 10 marzo del 2012. La famiglia Ammons invitò degli amici a cena per ricordare una persona cara che era scomparsa da poco. La cena andò abbastanza bene, però la notte dopo la cena la figlia di Latoya urlò a squarciagola durante la notte, svegliando tutta la famiglia. Accorsero subito nella loro stanza e la trovarono sospesa in aria sopra il letto, quindi praticamente lei stava levitando. Furono tutti ovviamente sconvolti e poi quando la bambina si svegliò non ricordò più l'accaduto. Però questo evento spinse la madre e anche la nonna della bambina a contattare dei sensitivi e degli esperti del paranormale per capire che cosa stava succedendo. E dalle rilevazioni che fecero si accorsero che la casa era infestata da ben 200 demoni, tantissimi. Misero in atto dei rituali di vario tipo che però non servirono assolutamente a nulla, anzi le cose sembravano addirittura peggiorare. Soprattutto i bambini davano segni di possessione demoniaca, parlavano con entità invisibili, sul corpo avevano dei lividi inspiegabili e cadevano all'improvviso senza motivo. A tutto questo nemmeno il medico riuscì a dare una spiegazione logica. Ovviamente tutta la famiglia fu sottoposta a visite, accertamenti, esami, perizie psichiatriche e tutto sembrava assolutamente nella norma. Però proprio durante una delle visite accadde l'avvenimento forse più sconvolgente di tutti. Il fratello più piccolo si mise a ringhiare, tentò di strangolare il fratello, girò gli occhi fino a far sparire le pupille e poi si mise a camminare sul muro, praticamente in verticale fino a sopra il soffitto e poi cadde a terra appoggiandosi con i piedi. Ovviamente anche in questo caso non fu data una spiegazione scientifica perché il bambino sembrava proprio posseduto, quindi gli esperti decisero di analizzare la situazione direttamente nel suo contesto, quindi andarono in casa e cercarono di capire che cosa stava succedendo. Fecero varie ricerche, tra cui delle fotografie e delle registrazioni. In una di queste registrazioni si sentiva una voce dall'origine inspiegabile e alcune fotografie mostravano dei volti offuscati. Intervenì anche la polizia perché ci furono molti casi in cui comunque dovette intervenire la polizia e anche loro ebbero dei problemi perché uno degli agenti, mentre stava tornando alla centrale con la sua macchina, rischiò di avere un incidente perché il suo sedile al posto di guida cominciò a muoversi senza controllo e quindi lo fece andare fuori strada. E anche la radio della polizia sembrava non funzionare più. La famiglia Ammons, non sapendo più quale soluzione adottare, contattò un esorcista riconosciuto dalla Chiesa, quindi non più soltanto ricercatori dell'occulto o studiosi del paranormale, ma proprio un esorcista vero e proprio. Lui si recò nella casa e anche lì successe qualcosa di sconvolgente. Intanto trovò un liquido che toccò e gli causò dolore alle dita. Poi sentì un respiro molto affannoso direttamente nel suo orecchio.
parecchio. Questo lo spaventò al punto che l'esorcista uscì urlando e di corsa dalla casa. Il giorno dopo vide delle ustioni sul suo corpo, senza saperne spiegare l'origine, ed ebbe anche delle fratture ossee, anche questa senza una spiegazione oggettiva. Decise allora di fare un esorcismo che durò per più di 2 ore, però le cose non cambiarono. Allora chiese il permesso al vescovo di poter fare un esorcismo un pochino più pesante, perché comunque per fare degli esorcismi più pesanti ci vuole un permesso particolare, solo che gli fu negato. Allora tentò con altri esorcismi di natura minore, però non funzionarono neanche questi. Poi finalmente riuscì ad ottenere dalla Chiesa il permesso per fare un esorcismo molto più pesante. Lo mise in atto, ma ci vollero addirittura 3 esorcismi per mettere fine a tutto questo. Poi la famiglia decise di trasferirsi. Adesso ci sono dei nuovi inquilini che però sembra non abbiano mai avuto nessun problema, quindi possiamo dire che l'esorcismo ha funzionato. Questa è una storia che è abbastanza famosa, anche su YouTube ci sono dei video che girano che raccontano comunque cosa è successo a questa famiglia, però volevo raccontarvela anch'io con il mio modo, con la mia versione, mi faceva piacere metterla anche sul mio canale. Fatemi sapere nei commenti se la conoscevate già. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vi mando un bacio enorme!